Io sono un campione, questo lo so, è solo questione di punti di vista. In questo posto dove io sto, mi chiamano Marco, Marco il ciclista. Ma è che alle volte si perde la strada, perché prima o poi ci sono brutti momenti. Non so neppure se ero un pirata, strappavo la vita col cuore e coi denti. E se ho sbagliato non me ne sono reso conto, ho preso le cose fin troppo sul serio. Ho preso anche il fatto di avere ogni tanto esagerato per sentirmi più vero. E ora mi alzo sui pedali come quando ero bambino. Dopo un po' prendevo il volo dal cancello del giardino e mio nonno mi aspettava senza dire una parola, perché io e la bicicletta siamo una cosa sola. Mi rialzo sui pedali, ricomincio la fatica, poi abbraccio i miei gregari, passo in cima alla salita, perché quelli come noi hanno voglia di sognare. Io dal passo del Pordoi chiudo gli occhi e vedo il mare, e vedo te e aspetto. Ed è Pantani che scatta il vino a Pantani, si alza ancora. E a raccontare di Marco Pantani, Ugo Russo, 4 giri d'Italia, seguiti con la consueta passione oltre che con la voce. Sì, un bel applauso, io pensavo che è stato... Oh, che poi tra l'altro, e poi entriamo nel discorso serio, belle carognette che siete. Perché? Mi avete lasciato lì un'ora e mezza a guardare i pasticceri. Non ti abbiamo lasciato neanche un tonno, c'ha ragione. Vabbè. No, adesso parliamo veramente di cose serie. Mi racconti come sai raccontare tu, ci racconti come sai raccontare tu di Marco Pantani. La prima idea che ti sei fatta di lui quando l'hai incontrato. Ragazzo schivo, timido, che rifiutava i riflettori, rifiutava i lustrini, ma che voleva dare sempre tutto in gara per uno sport che ha amato profondamente. Marco Pantani credo che sia stato l'ultimo in assoluto ad aver alimentato, ad aver rinfocolato, ad aver dato vigore ai cuori degli sportivi italiani. È vero. Con le sue imprese, con quello che è riuscito a fare, è stato davvero un personaggio eccezionale. Io ho seguito anche per lavoro certo. I primi passi del Pantani. Ecco qui tra l'altro. Intanto stiamo vedendo la bicicletta e la cravatta, che è una cravatta del Giro d'Italia. È una cravatta del Giro d'Italia del 2006, sì, effettivamente. E nel 2006 Marco non c'era già più. Ho avuto la fortuna di seguirne le gesta dalle prime pedalate che ha fatto. C'era Ugo, veramente tu avevi una assonanza. Avevi capito che era un grande campione. Beh, era lui... arrivata subito questa cosa a quelli come te che insomma, perché poi i cronisti di radio hanno la fortuna di non avere il vizio dell'immagine, quindi voi li potete seguire, certo. Anche sputare i momenti. Devi far vedere con la voce praticamente quello che racconti. Quindi tu avevi capito che era un grande. Sì, perché era uno avvezzo a soffrire. Gli piaceva soffrire fino ad ottenere il risultato massimo a cui doveva arrivare, a cui doveva giungere. E quindi questo ragazzo che tra i giovanissimi, tra gli juniores, già vinceva anche in volata, tra l'altro, aveva anche un bello sprint all'epoca, lo seguì dalle prime pedalate e c'era questa analogia incredibile che lo legava all'altro grandissimo del nostro ciclismo, Fausto Coppi, il campionissimo. In che cosa si assomigliavano? Beh, lui intanto ha cominciato a correre a 14 anni con la società sportiva Fausto Coppi di Cesenatico. Hai ragione. Poi il fatto di soffrire, il fatto di saper superare le avversità. Nel 95 fu un anno incredibile, la frattura di tibia e perone, altre cadute, così come Coppi che ebbe un anno tragico nella sua carriera dove più volte sembrò sul punto di dover abbandonare. E poi questa forza, questa grandezza, questo suo voler vincere in quella
che era la sua specialità massima, poi affinata nel tempo, cioè in salita. Tu hai detto era una persona schiva, era una persona, sì, che non amava i riflettori. Assolutamente, lui voleva dare prima modo e gesta di sé nel far vedere che sapeva vincere, che sapeva lottare per arrivare al risultato. Poi dopo, è vero, ci mettevamo tutti in fila quando finiva la corsa. Lui non aveva vinto, ma la prima intervista, la prima battuta era quella che chiedevi a Pantani. E c'era la Manuela Ronchi, nel suo momento migliore, la manager, a cui tra l'altro tiro le orecchie ancora, perché mi promise, io ho una collezione di cimeli sportivi non indifferente. Che cosa avevi chiesto? Mi promise o la bandana o il cappellino di Marco, che non ho mai avuto. Beh, poi, allora Ugo, ti faccio una sorpresa, perché adesso tra i segni, più che cimeli li chiamerei tra i segni di quella presenza. Noi andiamo, e sapete perché ci andiamo? Perché Tonina Pantani, questa mamma straordinaria, che da quel maledetto 14 febbraio 2004 chiede giustizia, chiede di sapere la verità, ci ha concesso questo ritratto. È andata per noi la Simona Mulazzani a prenderlo, guardiamo. Era un ragazzo che si faceva voler bene, era da compagnia, era burlone, era, si sapeva prendere, cioè creava simpatia, allegria. Questo manca comunque. Da piccolino, io gliela ho presa io la bicicletta piccolina col cannone, andavo a giocare a pallone, però era magro, piccolino, lo tenevano sempre in panchina e lui non gli piaceva. Lui vedeva tutti questi bambini che andavano a scuola, poi anche con lui certi, che erano tutti vestiti uguali, con le biciclettine da corsa, e cominciava a dire ma mi piacerebbe andare anche a me, ma adesso niente. Vai a giocare a pallone come hai deciso. Non è che avevamo tanti soldi da spendere così. Za era attento i scarpini. Alla fine il direttore sportivo di questi bambini dice ma dai, mandalo. Io adesso non lo mando, non ho i soldi da comprare la bici, tutte queste robe qui, ma la bici gliela diamo noi. Era più grande di lui, non so come facesse a pedalare. Però la prima volta che lui è andato dietro a questi ragazzini aveva preso sulla mia bici da donna. E vieni in casa, si butta sopra il letto, sono stanco morto, ma però mi sono divertito, li ho staccati tutti. Dal di lì, dopo, dai, è nata l'avventura della bici. Pantani scatta ancora. Marco Pantani comes into view. Ultime pedalate, Marco Pantani. Io non ho mai capito l'importanza, anche quanto ho vinto il Giro del Tour, di questa roba. Io vedevo tutta questa gente attorno a lui, boh, non è che io potevo andare là a chiacchierare, assolutamente no. Era il figlio degli altri. Elefantino e poi pirata, non so perché era elefantino, forse perché aveva le orecchie sventola, ma sì, avevo poi le orecchie sventola, ma è perché non avevi i capelli, si vedevano di più. Boh, anche il pirata, anche quella non l'ho mai capita. Perché il pirata a me mi sembra una persona che non è tanto buona, invece lui era al contrario. Lui, la sua felicità che io gli facessi quelle berette, che lui le voleva cortine fino sopra le orecchie, no? E io mi mettevo lì, e lui lì che guardava come facevo, dunque non era cambiato niente. Era il mio Marco, che l'avesse ancora qua, solo anche solo per un minuto, Ha sofferto come un cane, e io con lui. Non ho visto, sai tu, sei un personaggio, hai tante persone attorno, conosci tanta gente, il re di qua, il re di là, il dottore qua, il dottore di là, ma lui era tutta questa gente, quanto c'era bisogno. Non ho visto nessuno. Io vado avanti fino alla fine. Io, è un mio diritto sapere come è morto mio figlio. Io non devo mollare, no. Tonina dice, Marco è figlio di tutti, ma noi siamo tutti figli di questa donna che ci sta guardando e che ha ancora tanto da dire e che tra un po' avremo anche una sorpresa al riguardo. Ugo,
si può pensare che Marco abbia sbagliato a fidarsi di qualcuno? Ci sono delle parole molto pesanti che dice mamma Tonina. Lui era un puro. Però ti trovi, quando sei famoso, a conoscere di tutto di più. Persone anche strane al tuo ambiente, al tuo non mondo. Non solo quando sei famoso, ma anche nei momenti in cui, dal 99 in poi, da quando gli fu rubato, tra virgolette, questo Giro d'Italia, lui cadde in una profonda depressione. Esatto. Quindi cominciò a fidarsi anche di gente losca che lo attorniava ancora, perché aveva un nome, Pantani. E quindi non sapeva più a chi rivolgersi, e quindi cadde magari anche in queste amicizie poco raccomandate. Ugo, ti posso fare una domanda? Tu, sì, che sei un uomo che non si nasconde, sì, le difficoltà e le fragilità. Sì. Quando viene annunciato, sei arrivato proprio alla vicenda, 1999, lui viene trovato positivo, di poco, ma viene trovato positivo ai valori dell'ematocrito, cioè ai valori dei globuli rossi del sangue, che fa pensare evidentemente che qualcuno si è iniettato qualcosa, ha preso qualcosa. Ti posso dire, Ugo Russo, come reagì in quel contesto? Ti posso chiedere quale fu la tua reazione? Quale fu il tuo primo pensiero? Ma intanto mi meravigliò anche la reazione dell'organizzazione del Giro, che prese subito le distanze e, tra l'altro, senza ammettere altre cose o riconoscere certe cose a Marco, lo estromise dalla corsa. Esatto. Io ho visto tantissime cose belle e brutte nella mia carriera, tante ne ho raccontate. Io credo che una delle più degne, più nobili, la vidi in quel frangente, quando Paolo Savoldelli, che era secondo in classifica, per solidarietà nei confronti di Marco, rifiutò di indossare la maglia rosa. E maglia rosa che poi andò sulle spalle di Ivan Gotti, che era il terzo in classifica, che poi si aggiudicò quel Giro. Bene, io credo che il gesto di Savoldelli sia veramente rimasto negli annali come encomiabile, meritevole di lode. E spiazzò tutti quanti questa notizia, anche perché lui stava stravincendo questo Giro d'Italia, sarebbe stato il suo secondo consecutivo. L'anno prima aveva vinto il Tour avendo prima Zulle e poi Tonkov come oppositori, poi subito dopo il Tour con grandi imprese con Ulrich, che fu l'ultimo a cedere. Perché nessuno levò gli scudi? Perché nessuno provò anche a dire fermatevi prima di mandarlo a rogo e di cancellare poi tutta l'esistenza di Marco Pantani, motivo per il quale inizia questa parabola discendente? Perché? Perché lui era il supercampione da battere, perché era quello che era troppo bravo per gli umani? Perché lui si chiamava Marco Pantani, e poi per il maledetto vizio di dire che the show must go on, deve sempre andare avanti, lo sport non si può fermare in nessuna occasione. Hai detto bene, forse sarebbe stato il caso di fermare quell'edizione, eventualmente non assegnarla a nessuno, esatto, riflettere su quello che stava succedendo. Io dico una cosa e voglio ribadirla prima di ricordare altre cose del Pantani uomo. Questa è gente che fa per 250 giorni l'anno 200 km di media al giorno. Bisogna riflettere, probabilmente neanche Superman, senza qualcosa riuscirebbe a farcela. Lo stesso Coppi, tu sai che l'antidoping fu di fatto introdotto dal 66 in poi, da quando morì Tommy Simpson. Stai dicendo delle cose molto importanti e anche molto gravi, tra virgolette, per certi aspetti. Ti potrei chiedere di che cosa parli, nel senso quali sostanze fai allusione? Guarda, non riusciamo a mandarla in onda oggi, ma c'era una dichiarazione di Fausto Coppi, il campionissimo, che alla fine degli anni 40, in una trasmissione radiofonica, sollecitato tra il serio e il faceto, perché sì, Coppi non era quel musone che sembrava, ma sapeva anche far divertire, così come Marco quando dava le battute, e disse: beh, che cosa avete nelle borraccette che tenete sempre? Ma diciamo che abbiamo del caffè. Ci dica la verità, Fausto, che cosa c'è dentro? La bomba. E questa bomba da che cosa è formata? Beh, da stimolanti sicuramente, la prendono quasi tutti, e Fausto Coppi la prende ogni tanto, quando vale la pena. E quando vale la pena? Quasi sempre. Queste sono parole di Coppi, lo vogliamo dire, non sono ricostruzioni di Fausto Coppi già 60 anni fa. Sta di fatto che però per Pantani bisogna restituire la verità. In questo Fabio ci aiuta, perché è notizia delle ultime ore
che finalmente uno spiraglio di luce sulla vicenda di Pantani si è aperto, e purtroppo è proprio quello che qualcuno, almeno quelli che credevano in lui, temevano. Fabio, a te, spieghiamolo. Così, Lucia, perché queste sono rivelazioni inquietanti sulla vicenda che ha portato all'espulsione e di fatto all'uscita dal mondo del ciclismo di Pantani. Messaggero di oggi, ma non è l'unico quotidiano ovviamente che ne parla, la camorra fermò Pantani al giro. Un'intercettazione telefonica, infatti, di un detenuto apre di nuovo il caso. Le provette, pensate, sarebbero state scambiate. Andiamo a leggere insieme. Madonna di Campiglio, 1999, il 5 giugno, ad un passo dal secondo trionfo, viene espulso dalla corsa rosa. Vincitore, per l'appunto, su di lui si era puntato tantissimo. È una questione di soldi. Viene cacciato, questo secondo la ricostruzione, secondo l'intercettazione. Perché? Allora, ci sarebbe stato questo scambio. Chi lo ha accertato? La procura di Forlì il 16 ottobre del 2014 ha riaperto l'inchiesta, per l'appunto. Ebbene, un affiliato al clan camorristico per ben 5 volte avrebbe risposto sì alla domanda se il test del sangue fosse stato alterato nel corso di una conversazione telefonica con un parente. Perché? Perché sbanca tutte le cose, cioè si era puntato su di lui, sui suoi rivali, per soldi. Il medico, questa scrive il pubblico ministero Sottani, era stato minacciato dalla camorra per far risultare i valori di Pantani fuori dalla norma ed escluso dalla corsa. Questo è fondamentale, Fabio, questo è il succo del discorso. Quelle analisi erano truccate, si bisognava scommettere sul Pantani perdente, considerate che allora stava vincendo tutto, il giro ce l'aveva già in mano. Immaginate la posta, la puntata, quanta sarebbe stata. Ugo, tu c'eri, tu eri la voce, tu eri tra i tanti colleghi grandi che hanno portato il giro nelle case, ma quanta colpa abbiamo avuto noi giornalisti nella vicenda Pantani? Insomma, noi ci siamo subito saliti sul carrozzone di quelli che dicevano era troppo bravo, qualcosa non funzionava. Eh sì, dovevi sbattere il mostro in prima pagina. Quante testate di quelle che hanno riportato la notizia che ci ha letto adesso l'amico sono uscite a 9 colonne dicendo fu la camorra, eccetera. Ma quanti giornalisti di queste testate all'epoca ebbero un solo colpevole da subito? Marco Pantani. Marco fu abbandonato a se stesso, aveva dato tantissimo e poi non è riuscito, ovviamente, dopo quell'episodio, a dare altrettanto al ciclismo italiano, ma aveva già dato tantissimo. Non meritava di essere lasciato solo. Marco ha avuto contro di lui tanta parte della stampa, che ha avuto una gran parte di colpa in quello che praticamente è successo. Sì, è vero, è uscita questa conferma, tutto era nato dalle dichiarazioni di Valanzasca in carcere, che qualche anno dopo aveva detto che era stato avvicinato da un vicino di cella, che gli aveva detto di non puntare sulla vittoria di Pantani perché altrimenti la camorra avrebbe perso miliardi, in quanto che praticamente avevano tutti puntato sulla vittoria di Pantani. E si pensò subito a un'eventuale plasmazione, cioè praticamente a una antiplasmazione, ovviamente, che era quella di incrementare i globuli rossi, incrementare le alterate cellule, le analisi, proprio e poi, chiaro. Però questo portava anche a un regresso delle piastrine, ed è quello che fu trovato in Pantani quel giorno. Poi si è pensato a uno scambio di provetta. Fatto sta che io credo comunque che, come tutte le cose italiane, suona quasi a un'infamia, a una calunnia, questo fatto che tutto deve essere mandato in prescrizione perché sono scaduti i termini, sono passati quasi 17 anni. Ma io credo che purtroppo Tonina, questa è la beffa. Mamma Coraggio in testa, Ferdinando, detto Paolo, il marito, Manola, la sorella e tutta la famiglia Pantani, ora comunque un minimo di soddisfazione ce l'abbia. Ugo, a questo perché riguardo, voleva ridare credibilità. Ti dico una cosa, perché noi ovviamente, come immaginate, avevamo lavorato a lungo questa puntata, quindi avevamo fatto l'intervista qualche giorno fa. Quando ieri è arrivata la notizia, ringrazio tra l'altro anche il collega Giampiero Spirito, che da una illuminante chiacchierata con lui è venuta fuori l'idea di ricontattare Tonina,
Tonina ieri stava malissimo, era... immaginate cosa significhi da quel maledetto 14 febbraio del 2004 aspettare che sul quel figlio amatissimo che solo una madre può conoscere arrivasse la verità. Ieri non era in grado di parlare, noi speriamo di contattarla, mi dicono i colleghi che, perché ci ha detto chiamatemi domani mattina, che il telefono è occupato, lo immaginiamo che cosa si stia scatenando, saremo molto felici di sentire Tonina che ci stava guardando, quindi io spero che questo collegamento tra l'altro si possa fare, tra un po' tra l'altro ce ne andiamo anche a Milano, per cui vediamo se riusciamo anche a contattarla. Sta di fatto, Ugo, che tu da testimone di quel tempo hai restituito, se ci permetti, anche il senso di una sofferenza. Tu hai detto la prima cosa, era un uomo che sapeva soffrire. Sì. Nessuno... Cosa significa per resistere poi a quella bufera, anche se purtroppo l'epilogo è stato tragico? Nessuno, intanto per quello che aveva avuto a livello delle cadute, delle conseguenze. Fu investito ripetutamente, tra assolutamente, l'altro. Credo che avesse potuto e voluto continuare. Lui no, lui ce l'ha fatta, tanti mesi di piscina, tanti mesi di letto, poi è tornato sugli scudi. Io vorrei ricordare un'immagine di Marco Pantani, così come succedeva nei famosi 5 minuti del Grande Torino, che vinceva tutto alla fine degli anni 40. Ti chiedo perdono perché siamo riusciti a chiamare Tonina. Tonina! Sì, buongiorno. Grazie, Tonina, buongiorno. L'applauso è poco, il grazie infinito. Tonina, voglio sentire lei. Le faccio solo questa domanda. E adesso? Adesso il mio avvocato valuterà tutto i faldoni, poi decideremo cosa fare. Senta, Tonina, ma come mamma, lei ci ha regalato una testimonianza bellissima della quale le sarò eternamente grata. Come mamma, lei che cosa ci dice oggi? Cosa ci dico? Io sono ancora più arrabbiata, anche se io sapevo come era andato a finire, perché Marco purtroppo lo ha sempre detto che delle scommesse che l'avevano fregato. E ieri, sentendo quella registrazione, sono rimasta così, senza parole. Tonina, io spero che giustizia sia fatta. Tonina, intanto abbiamo restituito la credibilità e quello che volevate voi a questo splendido ragazzo. Io so anche, intanto è nata un'associazione 2 anni fa per rimettere in discussione anche la morte di Marco. Io so che voi vi state battendo, avete raccolto già 15.000 firme, perché tutto sommato non credete neanche all'ipotesi del suicidio. Eh? Ecco, a riguardo, Tonina, che cosa ci può dire? Io aspetto che il giudice valuti, siamo stati ascoltati e aspettiamo la sua decisione, però io sono convinta che le cose siano andate così, Marco è stato ucciso. Tonina, grazie di essere... le chiedo una cosa, Tonina, lo dico io, Ugo Russo raccoglie pezzi del cuore dei grandi che ha avuto la fortuna e l'onore di conoscere. Aspetta la bandana di Marco, le ho detto tutto, va bene? Glielo chiedo io. Tonina, solo una cosa per chiudere con l'ultima immagine con lei di Marco. Lui, quando sentiva di stare bene, sentiva di voler attaccare in salita, toglieva la bandana, toglieva l'orecchino che aveva qui al naso e scattava e faceva il vuoto. Questo era Marco Pantani. Grazie a tutti quanti. Grazie ad Ugo Russo. Siamo felici, è stata una giornata meravigliosa, un momento che abbiamo voluto vivere e condividere con voi. Ce ne andiamo da Antonella e poi dopo forse abbiamo ancora un secondo per stare con noi. Antonella, a Milano. Grazie, Ugo Russo. Sì, Lucia.